Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Mr. Prepper, cioè il signor Peppe in italiano. Come al solito io sono Amurci, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, continuiamo il nostro gameplay, la nostra serie di Mr. Prepper, ma vi ricordo di supportare con un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Voi che state vedendo questa serie, mi raccomando, supportatela con un bel mi piace. Detto questo, andiamo subitissimo in game. Ed eccoci in game. Dunque, qua avevamo visto nella scorsa puntata che il postino era scomparso. Ora andiamo un attimo qua, giriamo questo. Oggi è il giorno che deve arrivare l'ispettore. Ma leggiamo un attimo: 50 di pietra, 20 di metallo, 10 vetro. Ma avevamo messo la pietra, ma è sparita la pietra. Dobbiamo metterle tutte assieme probabilmente. L'avevamo messa la pietra, che cavolo. 50 di pietra, 20 di metallo, 10 di vetro. Lo possiamo fare. Ok, allora rigiriamo questo, molto bene. Andiamo qua sotto. A questo punto bisogna farci un po' l'idea, perché qua ci deve essere qualcosa. Andiamo a vedere qua sotto. Oggi deve arrivare l'ispettore, quindi stiamo molto attenti. Bisogna andare in miniera a picconare, esattamente a picconare, visto che abbiamo il picconatore. Abbiamo qua i funghi che sono messi male, quindi bisogna portare anche i funghi. A questo punto, da questa parte qua, qua. Ok, abbiamo 6 di questi. Apriamo un attimo qua. Chiudiamo l'inventario che non ce ne facciamo niente. Mettiamo via questi. E abbiamo 19 pezzi. Quindi il metallo c'è. Bisognerebbe fare un'altra cesta o un qualcosa del genere. Possiamo fare una cavolo di cesta. Io vorrei fare una cesta per... c'è l'armadio. Nascondici qualcosa o trasformalo in legno. Si fa con legno e metallo. Non male. Non male. Legno e metallo che dovremmo averne. Uno di metallo, 8 di legno. Potremmo già averli. Allora, andiamo a vedere. Perché ho schiacciato legno? No, 5 abbiamo di legno. Che cavolo, ci servirebbe anche legno. Cioè, ci serve troppa roba. E noi non abbiamo una mazza. Non abbiamo una mazza di niente. Andiamo qua. Vedete che non possiamo commerciare perché il postino manca. Questo potrebbe essere... cosa potrebbe essere? Qua nascondiamo tutto, lo copriamo. Voilà. Qua, da questa parte qua, qua non c'è acqua e qua non c'è acqua. Si sta formando. Ora a questo punto bisogna aspettare solo l'ispettore. Dunque, mentre aspetto, scompongo qua sta mensola che è totalmente inutile. Almeno recuperiamo comunque 3 di metallo, che non è male, assolutissimamente non è male 3 di metallo. Credo che possiamo... che è rimasto ovviamente qua. Che cavolo, ok. Preso. Torna giù, signor Peppe. Andiamo qua. L'ispettore dove cavolo è? Non lo so. Abbiamo un bel po' di metallo. Molto bene. Abbiamo uno di pietra e 5 di legno. Veramente poco di legna. Plastica e vetro un po'. Metallo ce l'abbiamo sostanzialmente. Per la... vorrei fare un'altra cassa di legno per mettere dentro tutte le cose che ci servono per il razzo, per costruire la parte lì del razzo. Non sarebbe male. Poi vorrei continuare assolutissimamente anche con quello che è... Sto arrivando. Copri. Via. Sì, arriva. Eccomi qua. Ecco. Ah, forse è meglio tirar via la mazza. Forse è meglio tira via la mazza. Signor Peppe, la mazza. Mettiamola nell'inventario. Ok, vai. Vai. Apriamo. Eccolo qua. Cavolo, signor Peppe. Ok. Allora, stavo dicendo, forse è meglio fare anche l'orto. In realtà abbiamo il frigo pieno comunque. Cioè, veramente il frigo è pieno. Qua non abbiamo niente da mangiare. Questo possiamo rivenderlo tra un po'. Però va bene, ok, aspettiamo che il cavolo da gente faccia tutto il suo corso.
Poi ci prendiamo qualcosa da mangiare e andiamo subito. Oh, allora, ci ha dato questo. Sospetto è bassissimo. Nessuna e nessuna. Va bene, 5. Va bene. Devo preoccuparmi di qualcosa? No, cioè, non c'è niente qua. In effetti non c'è niente. Allora, apriamo questo qua a questo punto. Andiamo qui, ci infiliamo dentro anche questo, molto bene. Apriamo qua, vediamo un po' che cosa c'è, se possiamo prenderci qualcosa da mangiare. Allora facciamo così, facciamo separa 2 e 1 e direi 2, anzi 2 ce li portiamo dietro e 1 qua. Non ce lo mangiamo subito. Vai alla grande, vai. Piccone alla mano e andiamo in miniera, vai. Un bel picconaccio. Vai col picconaccio, vai col picconaccio, andiamo a livello 1 direttamente. Vai, così andiamo a vedere anche la trivella là che cosa ha prodotto, se ha prodotto qualcosa, io spero di sì. Che è qua. Andiamo qua, vediamo se ha prodotto qualcosa la trivella. Tra l'altro adesso è vuota e ha prodotto un po' di cose interessanti, non male. Qua ci sono altri funghi, come non puoi arrivare? Puoi arrivarci se scendi, se scendi. Allora, andiamo qua, afferriamo qua i funghi, dobbiamo arrivare a 8 di funghi, quindi andiamo a... E afferra sti funghi e non li afferra! 8, cioè praticamente già ce li abbiamo. Allora, spacchiamo la grande roccia per vedere quanto tempo ci impiega. E qua io ho paura, Io ho paura, no, non è per... però ho paura. Ah, ad esempio, posso mettere questo qua e questo qua, sì. Posso cambiare... Vai, picchia questi maledetti, picchiali, picchia, picchia ancora. Oh, là, afferriamo qua, molto bene. Andiamo giù qua, qua c'è il pass per il livello dopo, che non è male. Vai, vai, scendi, vai, vai, vai. Vai, signor Peppe, corri. Attenzione, boss fight con i topi. Vai, picchia. Picchia, picchia. Sti cavoli, stavolta sono ben pericolosi. I cavoli di topi. Vai, picchiali, picchiali, picchiali di potenza. E picchiamo tutti. Ah, ma muori male. Ma poi se se ne va via da qua. Morti tutti, sì. Ok, molto bene. Oh, il pass. Afferra il pass. Oh, là, fantastico col pass. Abbiamo qualche malus. Agente insoddisfatto. Il rapporto tuo agente era negativo. Perché? Ma non è vero. Cattivi, la tua preparazione sta diminuendo, mantieni la resistenza, il postino qua non va. Ma perché il rapporto con la gente era negativo? Non ha trovato niente, cioè, a parte il secchiello, ma non credo che mi scassi le scatole per un secchiello. Cioè, tutte le volte lo imbosco, ma la prossima volta lo imbosco anche il secchiello, Mica è un problema. Anzi. Andiamo qua, recuperiamo anche di questi qua. Ok, poi scendiamo da questa parte qui. Dobbiamo andare anche da Jenny, Dobbiamo anche andare da Jenny. Io però vorrei andare qua. Vai, vai, vai. Piccone in mano. Vai, spacca la roccia. Spacca, spacca, signor Peppe, la roccia. Spaccaci la roccia, signor Peppe. Che pipistrello. Vai, via. Maledetto pipistrello, via. Altro funghetto. Guardalo qua. Andiamo sopra di qui. Che cavolo, dove cavolo stiamo andando qua? Vai, vai sopra, signor Peppe, vai sopra, signor Peppe. Mangia, 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 signor Peppe, mangia tutto, vai sopra. Oh, vai, signor Peppe, qua. Ah, oh, c'è una cassa, vai. Vai, mena. Abbiamo ucciso tutti e due in un colpo, grandissimo. Apriamo, c'è dentro un po' di roba, dell'oro, molto bene, e del carburante, molto bene anche questo. Ora, a questo punto, siamo andati qua, dobbiamo tornare indietro. La precisione qui, guardate qua che roba. Qua c'è altro. In realtà c'è solo un pezzettino, quindi possiamo andare qua e fare no, scendi, vai. Ci mette, signor Peppe. Mamma mia, sei lento il signor Peppe. Forza, signor Peppe, che bisogna fare altre cose. E qua scende, tra un poco hai sonno, devo portare i funghi a Jenny prima che non so se vanno a male, ma sono verdi, poi gli vendiamo anche il cibo marcio. Possiamo fare un bel po' di cosine, già che siamo da Jenny in foresta, recuperiamo un po' di mirtilli, facciamo un bel po' di cose, controlliamo la legna, non male la legna. Ok,
Insomma, c'è un bel po' di cose da fare, eh. Muori. Muori male, tu. Scendi, vai, vai, scendi. Vai, scendi, signor Peppe. Scendi e apri qua. Scendi e apri qua. Non c'è niente qua. Forse eravamo già andati. Forse eravamo già andati. Niente, allora, questo primo livello sostanzialmente è finito. A meno che ci sia qualcos'altro. Allora, qua sicuramente c'è il tizio. Sali. Sali. Cioè, sta roba è fatta malissimo comunque. Cioè, se. Perché devo schiacciare tutte le volte sali? Cioè, ti mando in un posto, mi vai direttamente. Qua, se non erro, dovrebbe esserci Bob. O sbaglio. Cioè, il tizio, quello là. Sì, è lui. Ok, che non ce ne facciamo niente, però, immagino, eh. Però, no, in realtà potremmo vendergli l'oro. Credo. Possiamo già vendergli l'oro a Mr. Bob? Commercio. Probabilmente sì. Allora, lui sì, infatti, ci compra l'oro. Due, vai. Chiede già dei soldi. Ci dà già dei soldi, cavolo. Non riesco manco a parlare. Beh, ma va bene. Comprare, possiamo comprare della pietra in realtà, ma non ci interessa. Qua non ci interessa. Andiamo via perché dobbiamo andare da Jenny. Abbiamo la missione di Jenny, assolutissimamente. Porta 8 funghi, poi bisogna sistemare la leva nella foresta. Bisogna trovare. No, che scendi, sali, ma che. Vai all'entrata, vai all'entrata. Che cavolo. E poi abbiamo altre cose. Trova un contatore Geiger, ricordiamoci. Allora, adesso è notte. Riusciamo ad arrivare da Jenny? In rapidità. Vediamo se Jenny a casa, direi di sì. Allora, parliamo a Jenny. Vai, Jenny. Sì, funghi? Sì, ce li ho. Eccoli qua. Dare, vai. Non esattamente una passeggiata nel parco, ma andava bene. Eccoli. Meraviglioso, presto inventerò una ricetta per un nuovo tè molto presto. Presto, molto presto. Nel frattempo, sempre più persone si sono lamentate con me dei problemi di sonno. Strani mal di testa e problemi di concentrazione. Hai anche quelli, tesoro? Bene, dal momento che lo dici, sì, succede. Vedi, fidati della vecchia signora, deve esserci qualcosa nell'aria. I miei soliti rimedi erboristici non sembrano funzionare come dovrebbero, quindi penso di dover fare un passo avanti e provare alcuni nuovi mix. Più profondo nella foresta ci sono alcune piante di guaranà. Li riconoscerai per il loro frutto rosso. Difficile scambiare per qualcos'altro. Guaranà non è un tipo di pianta esotica? Pazzo, vero? Non so da dove provenga, ma a quanto pare si sente a casa nei boschi della contea di Murkavel. Comunque portami un po' di frutti rossi e vedrò se funzionano le mie miscele. Oh, un'altra bella missione, va bene. Allora, qualunque cosa per le miscele di erbe, giusto? Assolutamente sì, sembrerebbe proprio di sì. Quindi, frutta esotica alla grande, quindi bisogna riparare qua e trovare la giacca. Quindi, miniera sicuramente. Quindi bisogna cercare di trovare il contatore Geiger e altre cose, quindi sicuramente miniera, ma proprio sicuro. E l'altra cosa è andare a questo punto miniera e poi riparare la leva. La leva che tra l'altro serve ovviamente il metallo, 15 di metallo che noi già abbiamo, che ci servirebbe per il razzo. Ma ecco, non ho fatto una cosa. Devo andare sicuramente a farla. Ora apriamo qua. Siamo messi qui. Siamo messi discretamente bene in realtà. Col sonno mica tanto. Però qua con l'acqua. Sì. Quindi riceviamo un attimo qua l'acqua. È troppo pesante. Ok. Allora. Scopri, vai, 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 scendiamo, vai, scendi, 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 abbiamo l'inventario pieno. Speriamo che il postino ritorni, perché sennò siamo nei cavoli amari. Andiamo via le pietre, siamo a 9 di pietre, ok. Io questi qua non so se vanno portati oppure no, non ne ho idea. Il minerale di ferro, lo possiamo mettere il minerale di ferro? Credo di sì. Ovviamente però non abbiamo carburante, ma va bene uguale. Sì, un sonnellino. Sonnellino? Ah sì, dai, un sonnellino. Vai. Dormi un sonnellino leggerissimo, però.
Giusto per darti un attimo la ca... Ah no, ho fatto dormi, volevo fare sonno. Va bene, ok. Va bene. Va bene, giorno dopo, andiamo un po' sperando che non siano andate male le cose. Vediamo un attimo se torna magari anche il postino. Non sarebbe male la cosa. Oh là, vabbè, lui ha dormito e va bene. L'unica cosa è che qua facciamo, ricevi subito. Questo è come se non ci fosse. Qua apriamo. Ok, qua la roba è sempre la stessa. Cucina. Allora, possiamo fare la zuppa di carote e il frullato di mirtilli che cuciniamo al volo. Assolutissimamente un buon frullato di mirtilli che male non fa. E sicuramente la zuppa di carote. Siamo in sovrappeso se la cuciniamo tutta, ma... Ok, facciamo così. Apriamo qua. Io non so quanto possa durare le robe. Però, cuciniamo ancora un'altra bella zuppina di carote, anzi due. E non male, poi facciamo colazione. Qua urge un altro riposino. Quindi facciamo una cosa, mangiamo qua, mangiamo, 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 mangiamo questa. Apriamo qua, dentro l'acqua, i funghi. Non so se vanno messi sinceramente nel frigo oppure no. Non ne ho idea. La zuppa di carote quasi quasi. Facciamo così. Questa dà di più. Questo via. Li teniamo qua, ok, questo a posto, siamo in realtà a posto. L'inventario messo abbastanza bene, tranne per questo. Qua ne abbiamo qualcosa, quindi per ora lo mettiamo via, anche se mi sarebbe piaciuto far continuare la macchinetta là, ma per ora lasciamolo qui. A questo punto vediamo se abbiamo altre cose. Questo va bene e qua abbiamo soldi. Qua non abbiamo niente, però il commercio adesso funziona. Talmente che funziona che noi possiamo anche vendere a Jenny questo qua per uno. Che facciamo niente, ma male non fa assolutissimamente. L'altra cosa da fare a questo punto, ripariamo la leva nella foresta. Ci serve 15 di metallo e noi 15 di metallo abbiamo. Quindi 15 di metallo, facciamo così, facciamo separa. Daccene a questo punto 2. 15, perfetto, alla grande. Alla grande, abbiamo 15 di metallo. Qua arriverà uno di questi, ma chi se ne frega, la leva ce l'abbiamo. Quindi usiamo questa bellissima roba qua. Torniamo nella foresta e ripariamo la leva a questo punto. E già che siamo nella foresta, vediamo se c'è roba, ma non lo so. Allora, dobbiamo andare al livello 2 qua. E dopodiché dobbiamo ripararlo, credo. Qua, sì. Riparare, allora qua abbiamo i 15 di metallo e la leva, eccola qua, e ripariamo, vai, e ripariamo, una bella ora per riparare qua la leva, oh là, fantastico, possiamo andare, ah, finalmente, allora, qua possiamo andare al livello 3 dove ci diceva lei, però adesso impugno la mazza perché ho paura, e non si sa mai. Allora, andiamo a vedere al livello 3. Magari troviamo. Beh, sì, del legno. E troviamo questi frutti di guaranà. E vuole 8 frutti di guaranà. Non so se dobbiamo spingerci. Sì, qua ci spingiamo sempre più dentro. Vediamo nella parte destra se c'è qualcosa di interessante. Però sicuramente c'è uno di questi. Qua nella riparazione. Vediamo nella riparazione adesso cosa chiede. Una leva, 20 di metallo e 10 di plastica. Ok, gli habitat ci dice che c'è il lupo anche. Sti cavoli. Vediamo se questo è quello della cacciatrice solita. Sì. Non so se mai troveremo la tizia qua. Non ne ho idea. Allora, qua non c'è niente. Quindi inoltriamoci di più nella foresta e vi faccio notare che la mazza è diventata rossa. Vorrà dire che si sta rompendo, presumo. Posso presumere questo. Non buona come cosa, se troviamo qualcuno. Quindi anche la mazza da fare. Dobbiamo comprare anche del legno. Insomma. Allora, qua ci intrufoliamo sempre di più. Qua c'è il solito cartello. E vedete, infatti c'è il lupo. Detto lupo. Maledetto lupo. Afferriamo qua. Qua però c'è il legno. Prendiamo molto volentieri il legno. Tra l'altro possiamo fare anche lo zaino. Infatti, troppo pesante. Possiamo fare anche lo zaino con il tessuto.
Quindi bisognerebbe anche recuperare del tessuto. Qua il lupo despona oppure no? Direi proprio di no. Dobbiamo andare ancora in profondità. Là c'è del legno. Allora, spero che non venga in qua il lupo. Ecco, eccolo qua. Maledetto. Maledetto il lupo. Poi non possiamo scorticarlo troppo. Speriamo qua. Quanto siamo? Come frutti di guaranà? 6. 6. Ce ne servirebbe un altro praticamente per completare la missione da Jenny. Un altro frutto di guaranà. Potremmo tra. Sì, c'è, eccolo qua. C'è. Qua va ancora di più in profondità. E poi ci sono tutte queste. C'è dentro da mangiare. E robe interessanti, quindi anche qua bisogna fare una bellissima esplorazione. I cavoli. Allora, facciamo una cosa, lo usiamo. Possiamo tornare alla foresta al punto iniziale? Vediamo se così ci porta alla foresta al punto iniziale. Direi di sì. Andiamo a livello 2 e portiamo a Jenny il Guaranà per farci un'altra bella missione. Che male non fa. Oh, eccoci qua nella casa di Jenny. Sono tornato a casa, io. Sono tornato a casa per riposarmi. Hai quello che mi serviva? Cavolo, guarda, esattamente 8. Ciao Jenny, penso che questi siano i frutti che stavi cercando. Corretto, li vedi Bob? Così rosso, così maturo. Grazie mille. Ora i primi tè con i funghi che hai portato dalla miniera si sono rilevati una benedizione mista. Hanno aiutato i miei amici a rimanere svegli, ma li hanno anche resi un po' sfocati. Un po' droga l'effetto. Chi l'avrebbe mai detto? Allucinogeni proprio. Quindi per ora mi limiterò a ingredienti più testati. Ho bisogno di più frutti di guaranà. Ne coltiverò un po' da solo, ma non ho molto spazio. Un po' da sola forse. Saresti così gentile da prendere alcuni di questi semi e iniziare a coltivare anche loro? Immagino di poterli aggiungere alla mia piccola piantagione di hobby al coperto. Ok, ci ha dato i fiori di guaranà. Splendido! Per favore, torna con un raccolto. Io e i miei amici ne saremmo grati. Piantagione sotterranea pianta 4 semi di guaranà. Molto bene, molto bene. Vedete che un altro giorno sostanzialmente sta passando. Abbiamo da riparare un'altra leva. Ok, con leva 20 metallo, cioè leva 20 di metallo e della plastica. Il contatore Geiger, la giacca di Bob. A questo punto la giacca di Bob. Dove potrebbe essere la giacca di Bob se non alla miniera? Potrebbe essere una cosa per farci esplorare la miniera, io posso immaginare. Oh, allora, siamo tornati, piove, fantastico. Abbiamo 38, molto bene, io direi di commerciare assolutissimamente. E il commercio qua, abbiamo da prendere del legno, che tra l'altro abbiamo, ma conviene commerciare un po' di legno e commerciare un po' metallo, che tra l'altro questi ci costano meno, perché questi per avere due di metallo ne dobbiamo prendere 2, 8, invece con questi con uno. Quindi prendiamo uno di questi, un altro di questi, un altro di questi. Meno 31, commercia, vai alla grande, così ci arrivano un po' di roba interessante. Andiamo a vedere qua, riceviamo questa assolutissimamente, vai di potenza, troppo pesante, te pareva. Che cavolo abbiamo dentro qua di troppo pesante? Iniziamo a scaricare roba. Anzi, facciamo una cosa. Qua, crea. Abbiamo del legno. Scomponiamo il legno. Vai, vai qui. Qui devi andare. Componi il legno. Che cavolo, però mi ha messo male. Un po' dorme. Via, 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 riposati, riposati, riposati. Che cavolo di signor Peppe, sempre stanco. Ok, legno scomposto. Quindi a questo punto, torniamo qua, scarichiamo questo. Qua. Legno, no, 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 torna qua subito. Lo prende wireless il legno senza andarli, ma va bene. Mettiamo qua il legno, siamo a 20 pezzi di legno, 7 di metallo, 9 di pietra. Li metto in ordine in base a quello che ci potrebbe servire. Perfetto, alla grande. Quindi già possiamo fare qualcosa. Qua ci è arrivata l'altra cosa, la tua preparazione è scarsa. Sì, adesso vado anche a dormire. Riceviamo questa, qua possiamo ricevere anche questi, sti cavoli. Un bel po' d'acqua, che male non ci fa. E visto che abbiamo l'acqua, torniamo subito qua e facciamo pianta. Che dobbiamo piantare queste piantine, facciamo un'altra fottutissima missione. Vai. Vai. Hai bisogno di una fioriera, va, che cavolo. La fioriera cosa ci...
quanto ci costa. Io so che era qua la fioriera. Legno e terra. Possiamo in teoria già fare una foriera. I cavoli. Comunque lui ha sonno. Vieni, vieni qua, facciamo così. Facciamo così, visto che ha sonno, abbiamo anche la missione da fare la fioriera. Sembrava troppo bello per essere vero. Mi sembrava troppo bello. E infatti era già troppo bello. Via questo. Questo qua lo mangiamo prima che se ne vanno a farsi fottere. I funghi chissà se scadono. Presumo di sì. Commerciamo un attimo qua. Oh là, recuperiamo tutta questa bella rovina qua che bisogna smantellare e andiamo a dormire. Amici, vi dico che per questa puntata è tutto. Ci vedremo nella prossima puntata dove andremo avanti. Bisogna smantellare le cose che abbiamo nell'inventario. Dopodiché bisogna andare a costruire la fioriera per piantare il guaranà, andare in miniera e probabilmente trovare la giacca di Bob che l'avrà persa in miniera sicuramente. Trovare il contatore Geiger che non ho idea di dove sia e continuare con la foresta andando a ripararla e poi ovviamente abbiamo il razzo, Qua è un continuo così. Giorno 16 è adesso giorno 17, ma amici ci vediamo al prossimo futuro video. Mi raccomando, supportate questa serie con un mi piace, commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Da Amoruso, dal signor Peppe è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!